uno che in verità ha fatto anche l'allenatore nell'Ascoli Calcio, ha guidato la Primavera ed ecco perché lo presentiamo adesso, anche perché è arrivato da qualche minuto ottenendo risultati importanti e è diventato giustamente, Gianni mi ricorda, allenatore dell'Ascoli per una notte. E vabbè, troppe parole, forse è meglio ricordarci di chi parliamo. Sergio Pirozzi! Qualcosa, mister. Un minuto di applauso per tutte le persone scomparse nel terremoto di 2 anni fa. Un minuto di applauso. Tutta la piazza, oh, ragazzi, un applauso per chi non c'è più. La gente come noi non parla mai. La gente come noi non Allora, altrimenti ci commuoviamo troppo, invece proviamo a ricordare un attimo quando il mister era allenatore del settore giovanile, allenava la Primavera. Proviamo, ripartiamo dalle ultime parole di Gianni Luzzi, no? Allenatore dell'Ascoli per una notte. Ricordaci un po' questa notte. Ah, grazie ad Ascoli, io vi ringrazio per la solidarietà che avete dato non solo ad Amatrice ma da Arquate a Cumuli. Io non dimentico che la notte tanta gente di Ascoli è venuta a scavare nelle macerie. Io penso che la cosa più bella sia questa, quello che è stato il passato della mia precedente vita è un'altra cosa, ecco, questo ve lo dico con il cuore. Oggi da una giornata particolare io vi posso dire che se ancora le nostre terre sono in vita grazie al cuore degli italiani e soprattutto al cuore di questa città, per cui io penso che Dio di questo ve ne renderà merito per sempre. Allora, era partito il coro. La gente come noi non molla mai, mister. Sì, la gente di queste terre è particolare, è attaccata alla sua chiesa, è attaccata alla sua tradizione, è attaccata alla maglia. La maglia qui è bianconera, è una maglia che per i giocatori che la dovranno indossare avranno un grande compito, perché dietro la maglia c'è una storia di una città e di una comunità, perché io mi auguro che la sappiano onorare alla grande, come lo devono onorare i giovanissimi, perché una maglia è una cosa che si ha nel cuore. Io penso che noi siamo tosti per questa cosa, perché stiamo in una terra che non è facile, siamo in montagna, distanti dalle grandi città. Chi vive in queste terre è perché ama questa terra. Io penso che la differenza nella vita la faccia sempre l'amore e mi fermo qui. Grazie, io ancora lo chiamo mister, ragazzi, perché ho vissuto con lui un periodo bellissimo, poi si arrivò anche con la Primavera alle semifinali, se non vado errato. No, ai quarti di finale. Ai quarti di finale. Sì, per lo scudetto perdemmo con una squadra scarsa che era l'Inter di Balotelli, insomma, questi ci avevano, facevano i soldi per fare 2 guerre, però quello fu un anno straordinario e un anno che io lo porto sempre dietro nel cuore, perché le cose belle aiutano a superare anche i momenti difficili. Grazie a Sergio Pirozzi! Lo lasciamo qui, Sergio, con noi. Sì. La gente come noi, non mollerà mai. La gente come noi, non mollerà mai.
sta cantando, eh? La gente come voi, la gente come voi.